all'ospedale di Ragusa. La dottoressa Maltese, nonché direttrice del carcere, ci ha aperto le porte di questa struttura, ha dato la possibilità agli amici che stanno svolgendo parte della loro vita presso questa struttura, e ci incontriamo ogni anno per fare sport. Da diversi anni che c'è questo, diciamo, questa collaborazione, questo connubio con la UISP Convivi Città. Quest'anno naturalmente riveste un significato particolare. Dopo 2 anni di, diciamo, di lockdown, di sosta e di porte chiuse, veramente oggi assume un significato importante, porte aperte Vivi Città, perché appunto ci siamo riaperti alla comunità esterna e finalmente i detenuti possono interagire con il mondo esterno. Penso che, diciamo, il futuro con la UISP è destinato ad essere più intenso e di una stretta collaborazione nel consentire ai detenuti di superare questa fase della loro vita di detenzione. Un progetto regionale molto importante che coinvolge diversi istituti penitenziari e che a 360 gradi si occuperà di migliorare le condizioni, diciamo, di psicofisiche dei detenuti con l'attività sportiva. Qua a Ragusa per esempio è previsto un torneo di calcetto, ma non solo, anche la cura dei familiari dei detenuti, in particolare dei minori che vengono a visitare i detenuti, dando appunto, intrattenendo i bambini. Loro così si sentono parte del territorio, perché ovviamente essendo reclusi per loro è impossibile partecipare alle manifestazioni, quindi sentirsi parte del territorio per loro è una cosa importante, si sentono partecipi attivi nella vita sociale della città. L'ADRA è un'associazione che si occupa in maniera particolare proprio del sociale, è una branca, diciamo, della Chiesa Cristiana Avventista, e proprio l'idea è di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. Quindi noi siamo qui oggi per essere presenti, ma poter dare anche la nostra parte in questo progetto. Come tanti altri ci vogliamo essere, perché vogliamo essere a supporto delle attività sociali della città. È stata una bella esperienza, è la prima volta che la provo e la vorrei riprovare da libero fuori. Ma è stata una bella esperienza. Quello che importa di più è che per la pace, con la speranza che in Ucraina finisca presto questa guerra. Sì, indubbiamente mi associo alle loro parole, perché vedere queste cose al telegiornale, insomma, tutti si morti, non è bello. Quindi speriamo che Dio possa posare la sua mano e far cessare questa guerra. Buongiorno, io mi associo a quello che hanno detto i miei compagni, è stata una bella esperienza e sono contento di aver partecipato proprio per manifestare contro la guerra. È giusto che noi detenuti stiamo comprendendo quanto è bella la libertà,
e quindi invito a tutti a cercare di vivere una vita più corretta, da liberi. Amen. Volevo ringraziare pure sia io che i miei compagni, e la nostra direttrice e tutta l'area trattamentale dell'educatore. E a tutti voi. E a tutti voi. Che ci avete permesso di svolgere questa piccola attività. Da parte della WISP come ricordo di ogni anno di questo evento, così grazie. Rimarrà in memoria della storia della casa circondariale. Io vi ringrazio.